Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È uno dei simboli dell'italianità nel mondo per il suo prodotto principe e perché teatro di una socialità, un modello di aggregazione sociale tipico del nostro paese. Oggi il bar, di questo parliamo, sta attraversando una profonda trasformazione e noi ve la raccontiamo. Sia con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor, qualcosa di diverso. Di speciale. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Ce lo beva lei. Caffè normale? Sì. Con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni. Un caffè con utopia. Con chi? Mica ti sarei sbagliato, no? No, lo vogliamo far normale? Sai come sento ormai il nostro rapporto? Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ti ricordi bene come mi chiamo? Gennaro Gargiulo, e se sbaglio la comanda l'hai... cosa? Bravo. 7000 caffè, li ho già presi... Sono 149.000 i bar in Italia, servono 6 miliardi di tazzine di caffè espresso ogni anno, il 49% consumato a colazione. Simbolo dell'italianità nel mondo, tanto che si racconta che il fondatore di Starbucks, dopo un viaggio in Italia, si sia ispirato proprio ai baristi milanesi per la sua idea di impresa. Sta cambiando pelle, ampliando la propria offerta anche ai servizi. Basti pensare che il bar oggi, forte della sua diffusione, dei suoi orari di apertura, è uno snodo anche per il recapito dei pacchi del commercio elettronico. Nei centri storici però mostra segnali di debolezza. Tutti i cambiamenti di cui abbiamo parlato con Lino Stoppani, presidente di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Parliamo di 80 miliardi di fatturato, parliamo di 40 miliardi di valore aggiunto, parliamo di 300.000 imprese, parliamo di oltre 1 milione di occupati, perché è un settore assolutamente essenziale all'interno del quale il bar è l'anima, la componente essenziale, che ha anche un grandissimo valore sociale in termini di aggregazione, di convivialità, di sviluppo di quelle che sono tendenze anche in campo culturale, scientifico e anche politico che il bar molto spesso sviluppa. È chiaro che in questi anni ha avuto una trasformazione collegata alle trasformazioni urbanistiche delle città e anche i comportamenti del nostro consumatore, per cui oggi è un bar che è diventato polifunzionale, si è adattato nella sua offerta a quelle che sono le aspettative di consumo da parte del consumatore, per cui la colazione di mattino, il pranzo veloce a mezzogiorno, le happy hour piuttosto che l'aperitivo serale, e con una trasformazione anche di radicale cambiamento quella che è la sua offerta, non più cioè solo bevande, caffè eccetera, ma anche un'integrazione di quella che è una gastronomia fredda fatta da panini o da prodotti comunque facili da allestire senza aver bisogno di cuochi o di grandi macchinari, insomma. Per cui ha un'evoluzione, tra l'altro il modello del pubblico esercizio italiano, del bar in particolare, un modello unico al mondo, diffuso, di qualità, e che giustifica anche il fatto per la quale, per esempio, le catene internazionali facciano fatica a sviluppare o a trovare business all'interno del nostro mercato. Certamente ce l'hanno, perché la ristorazione commerciale oggi ha un ruolo diverso rispetto al passato, però se ci confrontiamo con quella che è l'esperienza internazionale, soprattutto americana, vediamo che il modello del pubblico esercizio italiano, piccolo, con una gestione soprattutto di carattere familiare, mantiene il suo ruolo, la sua funzione, e anzi riesce anche a svilupparsi integrando la sua offerta, offrendo poi opportunità di occupazione. Al di là del turnover, i vostri dati raccontano anche di una contrazione dei bar a vantaggio dei takeaway. Ecco, che cosa sta succedendo in questo senso? Beh, questi sono, tra virgolette, le degenerazioni o comunque la dimostrazione della incapacità del mercato di sapersi autoregolamentare, e questo a causa del fenomeno delle liberalizzazioni che ha interessato anche il nostro settore e che ha portato ovviamente ad un eccesso di offerta, anche perché contemporaneamente si è sviluppata tutta quella che è l'attività della cosiddetta somministrazione non assistita, fatta da mini market,
attività artigianali che ovviamente si sono inserite nel nostro mercato, tra l'altro non rispettando il principio stesso mercato, stesse regole, perché le regole che sono poste all'attività di pubblico esercizio sono regole assolutamente importanti dal punto di vista del rispetto di disposizioni amministrative, disposizioni di pubblica sicurezza, disposizioni igienico-sanitarie, dati di regolamenti comunali, che per esempio non hanno queste attività parallele, che tra l'altro poi favoriscono anche certi settori o certe patologie. Basti pensare all'alcolismo, no? Oggi questo paese registra un incremento assolutamente preoccupante, questi sono dati del Ministero della Sanità, non del Presidente della FIPE, che sostiene che c'è un innalzamento di casi di coma etilico da parte di minorenni. Questo è certamente giustificato dal fatto che esistono purtroppo oggi molte occasioni di consumo, e molte occasioni di consumo sono date da questi minimarket che vendono alcol in qualsiasi orario senza nessun vincolo, a differenza invece di un pubblico esercizio dove la sensibilità umana del barista o dell'operatore dell'esercizio sa anche capire quali sono i momenti e le condizioni per le quali somministrare dell'alcol. Oggi il proliferare di queste attività senza identità, senza qualità, mettono in difficoltà e a rischio anche quello che è un progetto turistico dei centri storici, dove evidentemente alla bellezza monumentale si deve abbinare anche una bellezza in quella che è l'offerta dei servizi che si offrono, e l'attività di pubblico esercizio è un componente essenziale dei servizi al turista, e se abbassiamo il livello della qualità del pubblico esercizio andiamo anche a pregiudicare un asse della nostra offerta turistica.